abbiamo parlato di questo, no? Dell'istruzione, dell'importanza di ridare anche un futuro immediato alle famiglie e ai bambini. Tu hai con te però i responsabili anche del settore sanità dell'ANPAS. Allora, quello sanitario, ci diceva un altro responsabile del campo ieri, è uno dei temi principali, soprattutto per gli anziani. Come si stanno organizzando su questo fronte? Sì, noi nei nostri 162 cittadini, come li chiamiamo, in quanto noi siamo ospiti loro, abbiamo anche delle persone anziane, delle persone con dei problemi fisici, che cerchiamo di sostenerli, di curarli, con l'aiuto anche del pass che hanno installato proprio qua sotto. Nei casi più gravi li portiamo dai medici che ci sono messi a disposizione. Quindi siete a disposizione anche per accompagnarli nelle loro operazioni quotidiane, per chi ha problemi di salute, e la vita nelle tende non è facile per persone anziane? No, assolutamente. Tenete presente che tutte queste persone sono state colpite anche da lutti, per cui diciamo questo sistema, questo momento di tensione crea anche dei grossi problemi a livelli fisici e a livelli sanitari. Ecco, si dice toglieremo presto le tende, si comincerà proprio dalle persone anziane il deflusso. Voi li accompagnerete in questo percorso? Come li accompagnate? Noi saremo presenti con loro fin tanto che avranno una sistemazione definitiva e potranno riprendere la loro vita. Li teniamo monitorati quotidianamente, controllando la pressione, controllando la glicemia, queste cose qua, che vediamo purtroppo dei picchi e delle problematiche. Li accompagneremo sempre, se c'è bisogno, come dicevo prima, saranno portati nei centri specialistici. Noi già li portiamo, anche dei casi che abbiamo avuto in questi giorni, li abbiamo presi e portati dagli specialisti. Ecco Antonio, qua alle nostre spalle c'è la lavanderia, no? Che è stata portata qua dalla Protezione Civile di Bolzano. Poi ieri ci raccontavano, sempre per l'aspetto sanitario, no? Che questo è l'unico container che contiene una lavanderia, l'unico al mondo. Eppure dal punto di vista sanitario, per evitare epidemie e cose, la lavanderia è la prima cosa da fare. È vero, questa è un'altra delle novità, non mi piace chiamarle novità, ma di quello che ANPAS è riuscita a produrre, ovvero sia una lavanderia industriale quasi, dove si riesce a lavare nel miglior modo e nel miglior modo sanitario. Noi, per dirvi, abbiamo dei sacchi per la gente, dove la gente mette i suoi indumenti. Questi indumenti vengono lavati con dei procedimenti speciali, appunto per evitare che si diffondano delle possibili, magari anche epidemie, e vengono restituiti alla gente. Lavati, asciugati e poi le coperte, ho visto tante coperte. Sì, perché quelle servono. Esatto, è una cosa che ho riscontrato anch'io, di giorno 38-39 gradi, di sera 10 gradi con un'umidità pazzesca. Per cui poi oltretutto abitando nelle tende a contatto c'è polvere, perché bene o male anche se si è cercato di mettere questo sassolino, brecciolino per terra, però un po' di polvere va in giro, per cui noi quello che abbiamo raccomandato alle persone: non fatevi problemi, portatele piuttosto, portatele due volte in più, ma non state con la biancheria o con le coperte, lenzuola sporche, visto che c'è anche questa bellissima possibilità. In questo campo davvero le persone che stanno qui sono ricoperte di attenzioni, ma è una macchina complessa che lavora in tutti i settori, perché bisogna pensare ai pasti, alla pulizia, ai bagni, al dormire e poi anche alle ferite delle persone, a occupare i bambini, a far parlare gli anziani. Come vi state organizzando? Ogni giorno sempre un passo in più. Esatto, ogni giorno sempre un passo in più. Tenete presente che anche a livello di cucina noi prestiamo un'attenzione massima per tutto quello che sono le esigenze. Avendo anche persone anziane con problemi fisici, li monitoriamo e abbiamo anche delle diete speciali. Per i bambini li facciamo parlare, come si diceva prima, li facciamo giocare, ci sono le ragazze che sono fantastiche. Per quanto riguarda la parte
lavanderia, come abbiamo detto, c'è questa mitica lavanderia. Per il settore sanitario abbiamo una tenda infermieristica con un infermiere che quotidianamente li controlla, li segue quasi, e nei casi in cui noi non possiamo intervenire perché diventano un casi un po' più delicati, diciamo così, ci preoccupiamo di trovare il personale più giusto, più idoneo per la loro patologia e accompagnarli da questo personale. Una risposta calibrata per ogni bisogno. Esatto, esatto. Noi quello che cerchiamo di partiamo dal presupposto che ogni persona è una persona, una diversa dall'altra. Cerchiamo di trovare. Tenete presente che qua ormai non c'è più niente, però si sta riprendendo piano in pianotto, di trovare quelle soluzioni più idonee per loro. Alle volte è faticoso, alle volte si combatte anche con la burocrazia, perché tenete presente che c'è un po' di burocrazia, però quello che finora noi siamo riusciti a risolvere quello che sono i problemi e le esigenze delle persone. È un lavoro silenzioso quello dei volontari, ma veramente lo fanno con costanza, con impegno, sia dal servire da mangiare che al preparare, che al pulire, un lavoro silenzioso che va avanti per tutta la giornata. E poi c'è anche questo dettaglio più umano e curioso: tutte le persone che arrivano qui arrivano da ogni parte d'Italia, quindi si mischiano culture, dialetti, storie, ma ognuno che è venuto qui ha portato qualcosa dal suo paese. Ieri abbiamo mangiato un pesto buonissimo perché hanno portato 20 kg di pesto fatto in casa, e tutti ieri, che era domenica, hanno mangiato il pesto qui al campo. Quindi piccole cose umane che però servono per incontrarsi. Sì, tenete presente, la settimana scorsa c'era un contingente della Puglia che ha portato come li chiamano, non mi ricordo più, però delle panzerotti fatti, e alle 11:30 c'era qua tutta la popolazione che mangiava questi panzerotti della Puglia che non avevano mai mangiato. Altre situazioni, cerchiamo, visto che noi veniamo da l'ANPAS è nazionale, per cui raggruppa tutte le associazioni, tutte le regioni presenti, con più associazioni, per cui nel momento in cui si viene a un campo, un po' della propria regione lo si porta con amore. Un po' di quello, un po' di cuore anche. Esatto, ciò che ci spinge più che altro è appunto questa nostra malattia che ci porta a stare sempre più vicino alle persone. Tutti voi volontari avete lasciato temporaneamente il lavoro per essere qui? Certo, noi da quando ANPAS ci ha allertato abbiamo lasciato i nostri impegni familiari e lavorativi e siamo qua a operare. Tenete presente che ormai ANPAS è un punto di riferimento anche per il Dipartimento, e da quello che ci risulta lo stiamo vedendo anche, e lo potete vedere voi, con queste nuove strutture, questi nuovi diciamo supporti servizi per le persone. Grazie. Anche tagliarsi i capelli, come vedete qui, è un'attività, insomma.